RTL 102.5 News. E sono 46 minuti dopo le 22, siamo in diretta ancora su RTL 102.5 News World and Travel con Simone Paterni e Carlo Felice Bernasconi, ma soprattutto con i nostri ospiti che tutte le sere vengono a trovarci, ci portano a immergerci sempre di più e anche con l'immaginazione ovviamente nel mondo dei viaggi. Questa sera con noi, secondo ospite della serata, vedete già inquadrato al 233 di Digitale Terrestre 737 di Sky, Rossella Monteleone. Buonasera Rossella, come stai? Ciao, ciao a tutti e grazie ancora per l'invito. Grazie a te. È un piacere ovviamente averti qui con noi. Allora partiamo un po', tu sei agente di viaggi, adesso ci spiegherai un po' come è nato ovviamente la tua passione per il viaggio, ma soprattutto che percorso, anche volendo accademico, di studio, di formazione, hai fatto per poi effettivamente fare questo nella vita e farlo di professione. Sì, guarda, io ho iniziato tanto tempo fa, diciamo ci si nasce un po' con questa passione del turismo, è nel DNA, non si può, a tutti piace viaggiare, ma fare turismo è diverso, è un po' difficile, impegnativo, ci vuole tanta pazienza, oltre allo studio, agli aggiornamenti, al percorso proprio accademico, come dicevi tu. Io comunque sono sempre stata appassionata proprio di dell'organizzazione anche del viaggio, perché diverso è fare viaggi da turista o da viaggiatore, e invece organizzarli è tutt'altra cosa, bisogna essere molto preparati. Non voglio iniziare subito seriosa, però comunque l'importante è che si capisca che il viaggio è una cosa seria. Assolutamente. Poi ci si diverte, ma per noi soprattutto che facciamo questo mestiere è una cosa molto seria. Assolutamente. Ecco. Difficoltà, ostacoli per quanto riguarda proprio il lato clienti, ecco, se ci vuoi raccontare magari un aneddoto che è successo e che ti è toccato risolvere, se vogliamo, mettiamola così. Dico che alcuni clienti mi hanno detto che mi ascolteranno, quindi io adesso andrò nei casini, lo sapete. No, però diciamo subito che hai risolto tutti gli inconvenienti, quindi sono tutti simpaticissimi, bravissimi, preparatissimi. Esatto, dopodiché possiamo andare anche a raccontare quel cliente che ovviamente adesso sì, non è tra quelli che ci ascolta. Sono cose carine che capitano, ecco, diciamo che io agente di viaggio ho iniziato così nel lontano 2008. Sì. Sì, sono anzianotta, no scherzo. Ma no, hai iniziato da bambina. E avevo 21 anni, sì, avevo 21 anni. E adesso fate voi i conti per me. E ho iniziato così mentre studiavo comunque all'università Scienze del Turismo. Mm-hmm. E poi comunque ho proprio abbandonato, per quello dicevo pazienza, perché poi mentre ero all'università mi sono accorta che necessitava esperienza, e da lì poi ho iniziato appunto a fare carriera, e durante questa carriera ho iniziato soprattutto poi come nell'hotellerie, quindi come receptionist e capo ricevimento, poi comunque ho fatto un po' carriera, ho girato un pochino l'Italia e ne ho sentite un po' di tutti i colori. Ovvio, ovvio, come succede? Come agente di viaggi ultimamente sono gli ultimi 3 anni che ho deciso di mettermi in proprio e di abbandonare un pochino l'essere dipendente. Mm-hmm. Proprio per quello ci vuole pazienza, non è tanto per gli ostacoli quanto nella difficoltà di questo settore anche, quindi ci sono varie problematiche che non sono tanto legate agli ostacoli, proprio il settore che è molto difficile, soprattutto in questo momento. Vabbè, ne parliamo. Uh-huh. E questi aneddoti sono un po' più recenti, sono più carini rispetto a quelli degli hotel. Okay. E quelli dell'agente di viaggio, diciamo, spesso capita che le persone non conoscano la destinazione. Ah. Vogliono andare perché mio cugino mi ha detto che il famoso cugino. Sì. E lui ha trovato che Dubai ha 250 euro con la colazione, il pranzo, la cena e anche il cammello che ti porta. Che ti porta la moglie. Poi cambio. E quindi no, allora spesso vi capitano queste cose, poi ovviamente tu cerchi di essere abbastanza impassibile. Fortunata perché la mia agenzia è online, quindi io parlo spesso a telefono con le persone, quindi non mi vedono, quindi le prime facce sono tipo così, però loro non lo possono vedere.
E una cosa carina, diciamo, è successa con la Polinesia, un viaggio combinato, di un viaggio di nozze. Mm-hmm. Mi hanno chiesto di costruire un po' un viaggio tra gli Stati Uniti e la Polinesia. Sì. E naturalmente la Polinesia ha un po' di isole, e ho chiesto quale fosse la loro preferita. Sì. E ho sentito che un po' da un pass, allora ho fatto qualche esempio, magari Bora Bora, Rangiroa. E loro mi hanno detto: no, va benissimo sia Bora Bora che Polinesia. Ah, vedi, va bene sia la Sicilia che l'Italia, dai. E l'Italia, esattamente. E magari come terza chance Palermo. Oppure mi è stato chiesto se per l'escursione sul cammello ci dovessero portare dall'Italia il caschetto. Ah, no. Ecco, ok. Cioè, potremmo stare qua. Continuare qua avanti, serata, veramente, ragazzi, una notte intera. Peraltro, Rossella, veramente simpaticissima. Sai, tra poco continuiamo. Ovviamente, vogliamo continuare a ridere in tua compagnia. Ancora qui, 378-304-102. 5, il nostro numero per tutti i messaggi, note vocali, ovviamente WhatsApp per la nostra Rossella, che sarà qui con noi ancora un pochino. Mettiamo anche su un disco, ovviamente, perché questo facciamo qui a RTL 105 News. Adesso arriva Kungs con Lipstick, poi torniamo. RTL 102.5 News.